Ci sono problemi? No, capo. Tutto a posto. Hai anche il resto? La parte di Bowley è scherza. Trovi un extra nella mia per coprire la sua. Ci vai mai a nuotare? Ogni tanto vado al lago. Tempo fa conoscevo due tizi che sono andati al lago con delle ragazze, hanno bevuto, hanno scherzato. E uno di loro ha deciso di fare il bagno. Al centro del lago si è accorto di essere troppo stanco, di non riuscire a tornare. Così ha chiesto aiuto. L'altro ragazzo era un gran nuotatore. Si è subito tuffato per riportare l'amico a riva. Purtroppo lo scemo, che non aveva capito che l'acqua era troppo profonda, è andato in panico. Si è aggrappato all'amico e l'ha portato a fondo, senza più risalire. Poli è tuo amico. So che gli sei fedele. Questo lo rispetto. Però non pagare mai più la sua quota. Ok, capo. Bene. Ora dobbiamo parlare di questo Turnbull. L'aspirante governatore? Esatto. Se fa bello dicendo che stroncherà il nostro business. Questa è bella. Ha speso più soldi in puttane di Poli e Sam messi insieme. Vuole che vada a trovarlo? Magari per oliarlo un po'. No. Non puoi fidarti di un ipocrita, Tom. Dobbiamo troncare le sue aspirazioni elettorali e farlo in modo tale da scoraggiare chiunque a seguirne le urne. Quindi Vinny ha un piano? Ma certo. Turnbull terrà un comizio a Central Island. Il luogo è all'aperto ed è difficile da raggiungere. Ma dalla torre della vecchia prigione avrei un'ottima visuale sul comizio. Apri a Turnbull un terzo occhio. Ok. Vado da Vinny a prendere l'arma. Ricorda che avrai una sola occasione. Se sbagli, i suoi uomini lo faranno sparire. Sa che sono il migliore. Altrimenti non lo chiederebbe a me. Datti da fare. Ha un po' l'aria stanca, Tommy, si vede. Non è una vita che è proprio... Ehi, bellezza. Signore. Sei sprecato per tua moglie, lo sai? Ah, tanto non c'è speranza. A dirla tutta non ho più rivisto Sara, in effetti. Sarebbe bello vedere un pochettino di vita normale, eh. Ehi, Tommy. Il capo dice che hai qualcosa per me. Ho ricevuto un pacco da un tipo di Forstemmer. Salieri vuole che vada tutto liscio come l'olio. Sta buono finché non gli fai saltare la testa. Ho detto a Letteltone di piazzarti il fucile nel punto giusto. Quindi? Su alla vecchia prigione? Già. La famiglia è molto legata a quel posto. Ora ci vivono persone poco raccomandabili. Perciò fa attenzione. Letteltone ha chiuso a chiave il fucile in una camera con vista. Su, all'ultimo piano. Sono stanco delle stronzate di quel politico, Tommy. La città è nostra. Ditto in mezzo agli occhi. Beh. Trova il modo di entrare e raggiungi la torre di guardia. L'ultimo piano è chiuso. Ti servirà la chiave. Tanto per star tranquilli. Io voglio vedere che cazzo succede. Non penso che Tommy diventi il nuovo Salieri, diciamo. Andiamo con questa stagione, dai. È orribile, però andiamo. Serving the people of Lost Heaven for more than 65 years.
We care for this city and for each and every... Ma quelli lì sono i cosi dell'acqua, ma... È veramente bruttina, quest'auto. Mi piace molto di più quell'altra là. Vabbè, è giusto provarle un po' tutte, raga. Beh, alla fine il livello di difficoltà è normale, cioè. Mi aspettavo che la polizia rompesse molto di più le balle, invece no. La cosa bella di questo gioco è che perlomeno è un gioco normale, non è basato sul multi. Cioè sull'open world, volevo dire, scusatemi. Che te fai tutte le tue cose e poi boh, finisce lì. Invece è un open world, ad esempio come GTA. Che è l'unico paragone che potrei farci come questo gioco qui. Devi stare per forza dietro a tutto. E quando sei alla fine. Melin, devi. Trova modo per entrare nella prigione. Beh, da qua no? Sei con Tommy? Già. Tuo amico mi ha detto che cercavi la torre di guardia e mi ha pagato per lasciarti un'indicazione. Si passa per la fognatura, è l'unica strada. E poi devi continuare a salire. Ehi, tu, laggiù! Tanto non ce ne andiamo! Gira i tacchi! Oh, non me ne frega niente, potete stare dove volete. Che bel posticino. Sta arrivando qualcuno! No. Beh, non sei uno di noi. Qui non sei. Hai avvisato, stronzo! Vieni da sto lato. Segui i simboli dei senza tetto. E vabbè. E vabbè, ma porca puttana. Che cazzo vuole questo? Poi vorrei capire io. Sì, non è che vedo tantissimo, seguire i simboli dei senza tetto. Ok. Perché non ci lasciate in pace e basta? Questa è casa nostra. Com'è che non lo capite? Ma puoi fare il cazzo che ti pare, te. Spirro, sei tu? Non si passa, niente da fare. Ma diglielo che non sei uno sbirro, Dio buono. Sta arrivando qualcuno. Penitenziario di Lost Haven, cioè, Central Island, LA. H. Procedure di ingresso e uscita a partire da oggi, 1° giugno del 21. È richiesto il
il rispetto assoluto delle seguenti regole: chiedere prova del motivo della visita, verificare la presenza di guardie davanti e dietro le porte di sicurezza, tirare la leva per aprire la porta, assicurarsi che la porta venga richiusa immediatamente. Vabbè. Beh, non me ne frega sinceramente un cazzo. Ah, oh, cazzo, le docce. Dov'è la torre di guardia? Devi attraversare il braccio principale. I cancelli stanno chiusi e tengono fuori i federali. Grazie. Sta attento qui dentro. Ci proteggiamo l'uno con l'altro. Avete incominciato voi. Come non aggiungo quello io? Bella domanda. Ah, forse da qua. Ah, celle. Ed eccoci qui. Vabbè, andiamo. Alquanto inquietante. Pensavo veniste in gruppo a sfrattarci. Ma io non voglio sfrattarvi. Non me ne frega un cazzo di voi. Inquietante però, è comunque entrare in sto posto qua. Io, Tommy ha mantenuto un sangue freddo della Madonna. Però, cazzo, complimenti. Uccidi il politico? Ah!
Che okay, quando si metterà fermo immobile. Madonna, che male. Quanto tempo è passato? Così almeno non mi fanno, capito. Così adesso io mi ritrovo che devo fuggire e uccidere i poliziotti. No? Né vero? Dimmi che non è vero, non ci credo. Vorrei tanto mi dicesse, no, hai sbagliato, puoi scappare. Tranquillamente, senza problemi. Hanno detto, arriva dalla vecchia prigione la cosa. Oh, madonna mia. Tutte le esecuzioni. Ci hanno messo uno sacchiotto, sti pazzi. Madonna mia. Se riesco, gli accoppo. Li accoppo così. Orca la merda. Non corriamo, con calma. Si può fare tutto con calma. Cerchiamo di non far scatenare un inferno e ammazziamo questo tipo piano piano. Girati, stronzo. Da bravo. Allora, adesso vado a prendermi quell'affaretto laggiù. Porca la merda, porca. Madonna, ma mi potrebbe segnare, i tipi però, porca puttana, invece di... Invece di lasciarmi così, che me li ritrovo in faccia all'improvviso. Si chiuderà quella. No. Ho ammazzato il tipo. Sono un coglione. Sono cagato addosso. Cos'è, mi sparano a vista? Arrenditi, sei circondato! Non puoi fuggire! Tutti i poliziotti della città sono qui fuori! Turnbull era un bravo uomo! Capito? Un bravo uomo! Niente. Proviamo laggiù. Li potrei anche uccidere silenziosamente, raga, in un certo senso, eh.
Non vedo niente, non vedo. Cazzo. Madonna. No. Dai, no, no, no. No. Ah, c'ero riuscito a fuggire, dai. Sono morto, ma tua madre è morta, Dio buono. Vaffanculo, va. Dai che ce la faccio. Dai che ce la faccio. Dai che ce la faccio. Ma porca di quella puttana Eva. Oh, ma dove cazzo va questo deficiente? Aia. Dai. A tutte le auto, a tutti gli agenti, convergete, servono rinforzi. Agenti a Central Island, il sospetto è sparito, proseguite il pattugliamento. Abbiamo trovato, il sospetto è a piedi. Servono rinforzi. A tutti gli agenti, guida un'auto, fermatelo prima che faccia altri danni.
Sa che questa qua non è una bella scelta. Ce l'ho fatta, raga. Fino a casa? Ah, casa mia? Ottimo, aggiungerei. Sì, anche perché questa zona qua io non la conosco. Tesoro, una nuova macchina, ti piace? Piace che lui è completamente incolume, però. Tesoro? Hai sentito di questo torno? Ho sentito che era corrotto fino al midollo. Qui dice che sarà ricordato per la lotta in favore del 19° emendamento. Gli ha dedicato tutta la sua carriera. Sì, e quale sarebbe? Il suffragio femminile, idiota. Mi ha garantito il diritto di voto, Tom. L'ha dato a sua moglie e alle sue 6 figlie anche. Chiunque alla fine ha un lato oscuro. Può darsi. Io vado al lavoro. Ma è appena tornato. Tom. Non fare nulla per cui non vuoi essere ricordato, va bene? Ormai è un po' troppo tardi. In effetti.